Ci siamo, i cavalli sono in partenza, partiti. Azzurro Mare assume il comando nei confronti di Titus Clays, part Lyric, in corda si sistema des Alcarules. Poi White Eagle supera Alessandro e Rio Torto. I sette concorrenti vanno ad affrontare la piegata di sinistra con Azzurro Mare che ora viene avvicinato da White Eagle, poi in terza posizione Sparta Lyric, quarto è Titus Clay, quindi Des Alcarules, al suo esterno Super Alessandro, chiude il gruppo Rio Torto, si affronta la dritta opposta alle tribune, con White Eagle che ora rileva al comando Azzurro Mare che scivola ovviamente in seconda posizione, terzo è Spart Lyric, quarto Titus Clay, quinto risale Rio Torto, poi Des Alcarules con ai fianchi Super Alessandro, il favorito. Cavalli prossimi ora all'imbocco della piegata conclusiva con White Eagle sempre in vantaggio al suo inseguimento. Staziona Azzurro Mare, quindi per linee esterne si fa sotto Spart Lyric, c'è ancora Titus Clay, quindi Rio Torto, Des Alcarules e Super Alessandro. La retta d'arrivo con White Eagle in vantaggio, per linee esterne Spart Lyric, 3-2 Azzurro Mare, quindi Titus Clay, poi Rio Torto, Des Alcarules, Super Alessandro. Cavalli ai 250 conclusivi con Azzurro Mare e Rio Torto e White Eagle in lotta, quindi Spart Lyric, siamo nel tratto finale con White Eagle che ritorna in vantaggio, White Eagle nel finale, White Eagle respinge Azzurro Mare, quindi Rio Torto a seguire Super Alessandro e Spart Lyric. White Eagle, Giuseppe Gentilesca. White Eagle, Giuseppe Gentilesca, per i colori della Alcatore di Canigarao della signora Giuseppa Latino, nei confronti di Azzurro Mare e Rio Torto. White Eagle, numero 8 dello schieramento, a ragione di Azzurro Mare e Rio Torto. Poi Super Alessandro appariglia sul palo Spart Lyric per il quarto posto.